Un incontro che cambiò la storia e che avvenne proprio a Pescara era il 1943, una pagina forse poco conosciuta per la città e se ne parlerà in un convegno dal titolo La resa, la fuga, la patria, l'Aurum il 9 settembre a partire dalle 9:30 con relatori d'eccezione. Il sindaco di Pescara Carlo Masci anticipa l'evento che vedrà come ospite il ministro San Giuliano. Sì, a Pescara è passata la grande storia, la storia dell'Italia e anche della distruzione della nostra nazione. Il 9 settembre del 1943 a Pescara si svolse un consiglio fondamentale per le sorti della nostra nazione con Badoglio, con il re, e qui poi si decise che il re avrebbe lasciato l'Italia velocemente in fuga, la stessa cosa a Badoglio, e quindi la nostra nazione è rimasta in balia degli eventi storici, dei bombardamenti, di tutto quello che è successo dopo l'8 settembre, e purtroppo anche Pescara ha subito bombardamenti sia il 31 agosto, e ieri abbiamo ricordato questa pagina di storia drammatica per la nostra città, ma poi i bombardamenti si sono susseguiti in un'Italia che era totalmente allo sbando, e questo sbando è stato causato anche da quello che è successo nella nostra città il 9 settembre. Purtroppo gli eventi storici ci hanno toccato direttamente. Questa pagina di storia non è mai stata portata all'attenzione del grande pubblico. Oggi lo facciamo con autorevoli storici, esponenti militari, ci sarà anche il ministro San Giuliano, il ministro alla cultura, un momento storico e culturale importantissimo per rievocare degli accadimenti che hanno segnato la nostra città, la nostra regione, la nostra nazione, e vogliamo ricordarli dando il massimo dell'attenzione storica perché lo meritano questi eventi.